da Calabra, Indocilanda, un disone, shakalaina, un da Calabra, Indocilanda. Cari amici di Onda Calabra, ben trovati, una nuova puntata anche oggi sulla vostra televisione. Luigi Grandinetti, Erika Cunzolo, sì. Eccola qua, Li avrete sicuramente riconosciuti. Allora, che cosa vi abbiamo serbato oggi nel nostro menù di portata? Prima di tutto vi dico che siamo a San Vito sullo Ionio. Sì. E abbiamo visitato, prima di tutto, sì, il convento dei Carmelitani. Ah, bene, ma non è tutto però. Eh no, poi ci siamo spostati al Muro Rotto. Sì. E poi abbiamo visitato la chiesa matrice, quella di San Vito Martire. E non è finita, perché qui c'è un lago interessante e importante, perché tutto quello che c'è intorno lo fa diventare così paradisiaco. Il lago Acero. E poi se magna. E poi se magna. Un momento di alta gastronomia direttamente da San Vito sullo Ionio. Questa è la puntata di Onda Calabra. Erika Cunzolo, l'avete riconosciuta? È proprio lei, eh? Sì, è quella con Luigi. Sì. Piacere avere ad Onda Calabra come ospite Francesco Brancatella, un giornalista veramente di fama nazionale che si è sempre distinto anche per aver raccontato notizie arrivanti veramente da tutto il mondo, internazionali. Quindi mi trovo in questo momento in una posizione quasi di soggezione, devo confessarlo, Francesco. Ma ti presento alle nostre telecamere prima di tutto come un grande calabrese, ed è il motivo per cui ci troviamo in questo luogo, in questo momento. Questo era un ex convento carmelitano, nato nel 1500, che ha una storia veramente molto ricca da raccontare, che è stata anche lo spunto di un tuo ultimo lavoro. Ma ritornando alla storia, parliamo di quello che è il sito in cui ci troviamo adesso. Adesso siamo praticamente vicino alle navate, a quelle che erano le vecchie navate. Esatto, hai colto il senso. Qui sembra un luogo esterno, in verità era il luogo interno. Questa era la navata della chiesa che apparteneva al convento ed è sempre stato un luogo di culto. Tanto vero che, come si usa fare sempre dalle parti nostre, ma non solo, il culto antico diventa culto poi moderno e contemporaneo. Crollata questa per l'incuria del tempo e degli uomini, se n'è fatta poi un'altra a seguire. Per cui questa è come una specie di prosecuzione nel tempo del passato e del presente della capacità di questo popolo di avere sempre questa immagine forte e sacra dei luoghi di culto che non sono abbandonati mai, nonostante che il tempo e la storia si siano girati da un'altra parte. Esatto, ma di questo parleremo. Proprio quello che stiamo vedendo in questo momento è la chiesetta adiacente, che in realtà è moderna. Ma ritornando al 1500 e alla nascita di questo convento, è bello raccontarne la storia puramente culturale, perché questo, che nasce come un luogo per dare la possibilità, un convivio anche, che dà la possibilità ai giovani
giovani di istruirsi, diventa un nucleo importante calabrese, un nucleo di cultura, di diffusione della cultura, almeno nell'epoca fiorente proprio questo ci racconta la storia. Sì, qui questo luogo secondo me si può interpretare su due chiavi, una in negativo e l'altra in positivo. Quella in negativo è che per riuscire a mettersi d'accordo tra due comuni vicini, Cenadi di là e San Vito di qua, su dove doveva nascere questo convento, hanno litigato per anni e anni, poi alla fine hanno creato una situazione, diciamo, mediana, e come sempre in questi casi la diplomazia riesce alla fine a mettere d'accordo anche i conflitti. È stato costruito a mezza strada tra l'uno e l'altro. E questo quindi perlomeno per quanto riguarda la locazione si è trovato un accordo. Alla fine, dopo anni e anni di dibattiti e di litigi. La cosa positiva invece è che questo luogo nasce prima come luogo sacro di culto e poi come luogo di preghiera e di studio. E la cosa formidabile è che il convento che è a fianco era anche un luogo di cultura, una scuola vera e propria dei carmelitani, che però non nasceva come tante altre situazioni anche urbane della costa come luogo di studio per i figli dell'aristocrazia. Quindi non solo per i ricchi. Bensì, questa è appunto una notizia forte, per i figli dei contadini. Qui è forse la prima volta in questo nostro lunghissimo tardo medioevo che i figli dei tamarri riescono ad andare a scuola e finalmente diventano anche loro persone colte. E allora questa nuova leva di giovani acculturati e capaci anche di guardare al mondo con occhio nuovo crea sicuramente un humus di cultura, di spiritualità che forse sotto traccia in questo posto è rimasto. Quindi un fermento culturale che ancora si avverte oggi. Ma ritornando sempre ad un'epoca successiva, che è il 1700, è l'età dell'illuminismo, insomma, una modernità che si avvicina, illumina le menti e porta anche a una sorta di decadenza di quelli che erano i valori e i principi su cui si tracciava una vita fatta di veramente ora et labora e credere in quelli che erano i dogmi. Esatto. A un certo punto arriva l'illuminismo, delle menti forse illuminate proprio come quelle degli studenti, sì, ne rimangono colpiti. Il tuo lavoro di ricerca. Guarda, qui è successo un po' quello che poi nella nostra generazione accadeva nel 68. Nuovi fermenti, situazioni comunque di ribellismo diffuso, i giovani che pensano che il mondo deve essere diverso da quello che hanno trovato e cercano di cambiarlo. Qui succedeva la stessa cosa. Invece che nel 68 c'era la rivoluzione francese, questi giovani acculturati con antenne sensibili capiscono che il mondo sta cambiando, e allora quella vitalità della cultura, però del silenzio anche spirituale, cambia e si trasforma in un'altra cosa. Questi giovani capiscono che il mondo va cambiato anche storicamente, e allora questo luogo di preghiera e di silenzio comincia a decadere, le vocazioni diminuiscono e alla fine questo luogo chiude, decade e diventa come oggi lo vediamo. Altro scorcio, in questo caso parleremo del Muro Rotto. È carino il nome con cui si definisce quest'area, che in realtà racconta qualcosa che è molto più di un muro rotto, addirittura un impero. Mi riferisco a quella che è stata la volontà di potenza e di affermazione del popolo normanno. Ruggero il Normanno fece tanto per la nostra Calabria, tanto da eleggerne Mileto la sua capitale. Il muro rotto di oggi ovviamente è stato un muro sano nel tempo dei normanni, l'hanno costruito proprio perché aveva questa necessità, come si può forse capire, di contenere le acque di questo fiume, l'attuale Scorsone, che veniva dalle montagne scendendo al mare ed aveva una notevole portata, soprattutto d'inverno, molto meno oggi. Con questo muro, che è una diga, loro, i normanni, sono riusciti a contenere tutta l'acqua, invece che farla disperdere verso il mare, dentro un grande invaso. Questo era un lago, per l'appunto. Ne avranno beneficiato le terre. Ne avranno beneficiato le terre. La ragione era, per l'appunto, non estetico-turistica, ma era soprattutto una necessità per l'agricoltura e per l'irrigazione. È il segno questo.
del fatto che il grande potere dei Normanni, che erano riusciti a centralizzare un dominio su tutto il sud, aveva questo segno anche di ricostituire un'agricoltura qui nelle aree interne, il senso anche forte del potere nei confronti dell'esterno, ecco allora le grandi torri lungo sulla costa, delle grandi basiliche normanne che davano il senso anche di questa protezione e tutela che i Normanni invocavano nei confronti dei santi e della cattolicità, perché essendo che loro si erano costruiti un potere sul filo delle armi, avevano bisogno una volta ottenuto di santificare la loro aura e dare il senso anche che comunque loro erano diventati padroni del sud perché Dio lo voleva. Non perché fossero sanguinari o particolarmente bravi nell'arte della guerra. Loro erano sanguinari e bravi nell'arte della guerra, ma erano anche dei grandi politici. E l'opera pubblica stessa di cui stavamo parlando prima ne è una testimonianza sicuramente grande. Questa economia rurale, grazie a questo muro che vediamo dietro, ha creato un'area di benessere fortissimo intorno a questa zona. L'area di San Vito era sempre stata un'area di grande florida agricoltura e qui per secoli e secoli e secoli, fino alla decadenza dell'ultimo dopoguerra in pratica, a San Vito c'è un'agricoltura che in mille situazioni, grande artigianato, e poi nel dopoguerra l'emigrazione, il blackout anche dei saperi e tutto ciò che si sapeva è stato portato all'estero. Tutto ciò che era qui l'artigianato, anche quello gastronomico, adesso, ed è paradossale, ma è la storia questo ci dice, si fa meglio nei luoghi dell'emigrazione. È interessante questa tua testimonianza, perché prima ti ho presentato come calabrese orgoglioso, ma è giusto dire che prima di tutto sei un grande professionista, inviato speciale per il TG1, ma anche sceneggiatore. Quindi quanto questi luoghi sono riusciti ad ispirarti nella tua opera di ricerca, di studio? Perché questi luoghi, appunto, io li ho vissuti e li ho intravisti da piccolo come luogo non solo di storia ma anche di mito, perché dei Normanni se ne parla ancora in maniera molto mitizzata, ho deciso da grande che forse qualche alone di mistero si poteva anche far cadere intorno alla storia dei Normanni, e allora nelle ricerche mie da grande ho cominciato a pensare che forse era giusto restituire questa grande storia che ci appartiene ma senza saperla, e allora tra le altre cose una sceneggiatura quest'estate a Scolaccio nel parco archeologico proprio sulla grande epopea dei Normanni. Noi non mancheremo. Sono arrivati, hanno fatto delle cose straordinarie, hanno creato in Calabria il centro del Regno del Sud. Ruggero aveva questa incredibile predilezione per questi luoghi, morto lui naturalmente la storia ha girato lo sguardo altrove, stiamo aspettando che si accorga ancora di noi. Io devo ringraziare te perché prima di essere un calabrese, un professionista, sei stato disponibile, hai voluto dare a noi questo momento importante televisivo, soprattutto perché noi riconosciamo la tua grande capacità di narratore. Quindi grazie davvero e speriamo di incontrarci in queste manifestazioni veramente di rilievo culturale alto. Grazie a voi. Abbiamo appena finito di parlare del muro rotto e di quella che era una diga, ma col defluire delle acque un evento importante coinvolge l'intera comunità di San Vito sullo Ionio. Mi riferisco al ritrovamento di reliquie di San Vito e dunque anche la storia del culto che nasce proprio da qui. In questo momento mi trovo in compagnia del promoter Vito Macri. Ritorna Vito. Ritorna Vito. Chi meglio di te potrebbe spiegarci proprio questo? Un culto che nasce da la volontà di santificare quelli che erano i resti di un santo martire. Esatto. Infatti ci troviamo qui in un luogo storico, anzi possiamo dire il più antico, uno dei più antichi di San Vito proprio dopo Muro Rotto. Qua infatti si riunivano i fedeli al proprio livello di culto del nostro santo che poi è diventato il nostro protettore, proprio per venerarlo causa appunto questo ritrovamento di queste reliquie. Quali anni siamo? Allora, considerando che la diga
del conte Ruggero si aggira nell'undicesimo secolo, poco più dell'undicesimo secolo. Infatti la chiesa che poi andremo noi poi a visitare su è del 1271. Quindi questa è la parte più bassa della chiesa matrice di San Vito, ma anche la parte che nasce per prima, proprio con la funzione di cripta, di quasi a mo' di catacombe, ecco, il luogo di culto che inizia proprio da questa parte sotterranea. Adesso però ci spostiamo sopra. Sì, perché si è visto la necessità appunto di questo culto, di proprio ereggere una vera e propria chiesa. Ma adesso spostiamoci nella parte superiore della chiesa matrice, perché è il momento di parlare del profilo artistico e delle opere, insomma, più importanti storico, che vengono accolte della chiesa storia. E naturalmente vogliamo sapere ancora di più rispetto ai cenni storici. Quindi andiamo a vedere queste cose belle. Alle nostre spalle l'altare maggiore della chiesa di San Vito Martire, la chiesa matrice. In questo momento troviamo questo meraviglioso altare alle nostre spalle, però quello di maggior valore storico è quello ligneo, che invece si trova nella parte destra, la nostra destra, nella navata appunto più estrema. Quello è un altare ligneo fatto appositamente per la chiesa dal nostro artista sanvitese Domenico Scoglieri, come dono appunto alla chiesa. Questa è una chiesa appunto del 1271, come dicevamo, purtroppo con i vari terremoti è stata distrutta diverse volte e l'ultima rinascita risale al 1795. E questa è una caratteristica perché più che una semplice chiesa sembra una specie di basilica, perché non solo a livello storico ma anche a livello artistico noi troviamo delle statue di scuola napoletana sia del 600 e sia del 700. E poi anche degli affreschi. E degli affreschi molto belli. E in più c'è questa particolare, c'è anche la statua che noi abbiamo trovato proprio sulla nostra sinistra invece, alle nostre spalle, che è stata costruita appositamente per la nostra processione. Essa risale al 1822 ed è stata scolpita dall'artista di Serra San Bruno, Venanzio Pisani. Mi hai ricordato, parlando di statue, quell'aneddoto che mi raccontavi prima nel fuori onda. Ecco. Ossia, allora spieghiamo quante statue ci sono di San Vito e per quale motivo è stata costruita la terza. Allora, questa chiesa costituiva solo due statue. Una sull'altare e una nella grotta, come avevamo visto. Effettivamente, quella destinata alla processione era proprio quella della grotta e quella che noi vediamo adesso sull'altare maggiore era destinata alla grotta. Invece, cosa accadde? Accadde che ogni volta che sostituivano queste statue, quella della grotta, la mandavano sull'altare, quella dell'altare sulla grotta, stranamente il giorno dopo, non si sa perché, per come, lo testimoniano le guardie, ecco, che erano state messe lì. Dal potestà. Stranamente erano sempre al loro posto. Erano invertite, si invertivano da sole. Allora a questo punto hanno deciso di farne una terza proprio appositamente per la processione, che ha cessato proprio anche sembrerebbe questo. Sembrerebbe un po' blasfemo, ma in realtà è tra i due litiganti il terzo gode. Alcune carte vere e proprie del potestà di allora testimoniano questo strano fatto che si è verificato più volte. E un'altra immagine suggestiva prima di salutarti, Vito, è quella che mi raccontavi delle testimonianze di turisti. Sì. Perché hanno udito qualcosa di particolare proprio nella cripta di questa San Vito. Questa si verifica per lo più perché noi facciamo anche questa processione, non proprio del santo, ma della sua reliquia, l'ultima domenica di ottobre, la quarta. Se non che c'è molto flusso esterno e abbiamo testimonianze di tanti turisti proprio che nella grotta, andando così proprio di buona fede, hanno sentito sotto i loro piedi lo scorrere impetuoso proprio di un fiume che non esiste perché sotto c'è solo cemento. E ce lo assicurate voi? Avete chiamato anche un geologo pronto a testimoniare? Non serve, perché effettivamente là c'è solo cemento, quindi non potrebbe sussistere nessuna cosa che sembrerebbe. Quindi è molto suggestivo perché richiama quello che è la leggenda, senza alcuni pregiudizi o dicendo no, devi andare lì. Esatto, solo perché pregare, le reliquie si dice che siano state scoperte dopo il prosciugamento delle acque. Si è verificata tantissime volte,
verificato tantissime volte questo fenomeno, che tantissimi turisti ci raccontano proprio personalmente. Quindi bisogna assolutamente venire qui e visitare con i vostri occhi questo posto suggestivo e particolare. Sì, grazie Vito, noi ti ringraziamo, sei stato prezioso nella ricostruzione storica di questo monumento importante per San Vito. Di Onda Calabra, incredibile ma vero, ma d'estate si può anche arrivare a mettere un leggerissimo giubbettino, però dovete pensare che il lago Acero che è dietro di noi è quasi a 800 metri d'altezza, se non qualche metro in più. Con la mia amica Vittoria Camombreco siamo in questo panorama meraviglioso. A me onestamente, guardando Vittoria, che è una donna splendida, mi viene solo in mente di fare foto, non tanto una nuotata, però insomma, almeno di fare foto, un set fotografico meraviglioso. Ma in effetti la storia di questo piccolo laghetto è abbastanza lunga e non molto profonda, ma comunque insomma, da dove partiamo, Vittoria? Allora, partiamo dagli anni 70, questo magnifico specchio d'acqua nacque più che altro da esigenze pratiche, perché la Calabria, come sappiamo, è destinataria spesso di incendi, certo. E quindi questa acqua serviva per eventuali riparazioni appunto a questo scoppio di incendi. Certo. Nel tempo questo luogo si è trasformato invece in un'attrazione turistica di grande rilievo, quindi lo specchio di San Vito è questo bellissimo lago Acero che appunto dagli anni 70 in poi è diventato un luogo di ritrovo e anche di festeggiamenti. La cosa fantastica è come poter utilizzare un qualcosa che in effetti serviva per motivi d'emergenza, invece tutt'oggi, volendo, si può utilizzare anche oggi, nella speranza che naturalmente non si utilizzi mai, come punto di ritrovo, cioè un piccolo paradiso terrestre dove le famiglie vengono, soggiornano, area picnic, area giochi, insomma, ci sono tutti i servizi, quelli che servono, quelli indispensabili per poter trascorrere una bella giornata. Consideriamo anche il fatto che comunque si trova incastonato in un luogo che è meravigliosamente bello dal punto di vista naturalistico, tant'è che da qui si dipartono tanti sentieri, tra cui l'importante Passo Napoli, che porta in un punto dove al limite con la località Polia addirittura fa intravedere i due mari, il Tirreno e lo Ionio, quindi è molto interessante anche da questo punto di vista, dal punto di vista morfologico e geografico del territorio. Senti, la cosa curiosa, pensando all'acqua, mi viene in mente una cosa, io sono completamente accecato dal sole, cerco di starci come posso, ma ho dimenticato gli occhiali. Che tipo di animali frequentano il laghetto? Questo laghetto è frequentato da trotte soprattutto. Qui ti volevo! Sì. E già a me basta, però dimmi gli altri. Le povere, delle carpe, non credo che ci siano. No. Altri pesci, comunque le trote sono anche poi elemento di grande intrattenimento e divertimento, perché poverine malcapitate sono anche destinatarie di una pesca sportiva. Attenzione, sì. Altre volte lo sport viene vagamente un attimo dopo sostituito dalla gastronomia, tant'è che... Naturalmente parlando di trote, adesso, cara Vittoria, io ti ringrazio per questo momento glorioso di acqua, di fresco, di vento e di sole, grazie per essere stata con noi anche per questa puntata, ce ne scendiamo giù in paese, in un ristorante dove in effetti la trota avrà
il suo momento di grazia. Insomma, ricordando che comunque San Vito fin dall'antichità era caratterizzata da un grande lago, che adesso non c'è più, il lago Aurunci, che fu costruito da Ruggero il Normanno, grande, immenso, e che ha lasciato come suo ricordo dalla tramicimazione delle proprie acque una fertilità che connota tutta quell'acqua, insomma, il terreno è diventato qualcosa fertilissimo, di... Puoi piantare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, è una delle più belle vallate della Calabria. Da non perdere, San Vito sullo Ionio, siamo in provincia di Catanzaro. Attenzione a non perdere questo passaggio, ma adesso, cara Vittoria, parlando di trote, ormai, insomma, mi sono condannato. Dobbiamo scendere giù di nuovo in paese, perché c'è il mio amico chef Adriano e il proprietario del locale, del ristorante, Francesco, che ci stanno aspettando. Quindi andiamo a mangiare. Buona puntata deve terminare con un buon piatto. Ormai è per noi un regolamento, può diventare veramente una tradizione, secondo me. E allora siamo qui a San Vito sullo Ionio, siamo venuti a trovare i nostri nuovissimi amici Adriano e Francesco, Francesco Ciracò, Adriano Gerace, due persone straordinarie, perché con loro parleremo di questa struttura proprio al termine del nostro programma. Come potete vedere lì di fronte a me, quasi a un metro di distanza, c'è un piattino abbastanza apparentemente complicato, però invece non lo è. Adriano, dobbiamo spiegare la preparazione di questo piatto. Da dove partiamo? Questi sono ravioli, ravioloni imbottiti di trota. Di trota. Sì, perché qui c'è il lago, vero? Sì, la trota è del lago Acero, che è qua vicino a noi. Bene, quindi appena pescata. Pescata stamattina, la tagliamo per benino, cucinata, e poi che facciamo? Allora, iniziamo dall'inizio. Si prepara l'impasto della pasta prima, con farina di semola, uova, sale e acqua. Bene. Si impasta per ore. Quale ora? 10 minuti ci vogliono. 10 minuti, ecco, 10 minuti. Nulla di complicato. Appena bello omogeneo, si stende per benino la pasta, si creano gli stampi dei ravioloni. Bene. E dopodiché si fanno queste forme tonde e poi si ripiegano, vero? Esatto. Poi contemporaneamente si prepara l'impasto del ripieno. Del ripieno. Che sarebbe la trota fresca. E tu nella trota cosa ci aggiungi? Qualche aroma, qualcosa? Noi la sfilettiamo, la tagliuzziamo semplicemente, la soffriggiamo con un po' di aglio, olio e peperoncino. Quindi insomma la insaporiamo prima di inserirla. Poi mettiamo del pane profumato e un po' di formaggio nostro locale. Pane profumato, Chanel numero 5 o cos'altro ci metti? Veramente pane profumato e prezzemolo, pepe nero e formaggio. Sono sempre il solito distratto, Francesco. Chanel numero uno. Cioè quello qua, vabbè. E quindi poi li richiudiamo. Poi si richiudono per benino. Sì. E si lasciano riposare una mezz'oretta. Nel frattempo che russano tranquillamente, che loro sotto si riposano, un noi prepariamo il sugo. Oh, wow! E come lo fai sto sugo, Adriano? Come lo fai? Con le mani. Sì, ho capito, no, vabbè, insomma, voglio dire, cos'altro ci metti allora dentro? Essendo che è un piatto alla trota, mettiamo naturalmente la trota. Eh beh, certo, sempre insomma, sfilettata, anche perché pulita. La trota è comunque, è vero, di media pezzatura, insomma. Allora, io per il ripieno uso trote dai 2 kg in su, perché sono più saporite e hanno un sapore migliore. Hai visto, ce la sa, hai fatto bene a prenderlo. C'ha i suoi trucchi. Bravo, c'ha i suoi trucchetti. E quindi poi di conseguenza anche per il sugo. Prepariamo un sughetto, però saltato veloce in padella, pesce ci vogliono 2 minuti ci vogliono per farle. Ecco. Sempre una trota sminuzzata, tagliata a quadratini. Che meraviglia. Si salta in padella con un po' di burro, olio, un po' di peperoncino. Anche nel pesce. Si sfuma con del vino bianco. Certo. E poi si aggiungono dei pomodorini. Per dargli colore. Per dare il colore, si lascia cucinare 3-4 minuti. E poi? Poi si buttano i ravioli nell'acqua, si fanno bollire, cuocere. Vabbè, quando arrivano a galla, perché è pasta fresca, esatto, vero? Quando arrivano a galla, li vedi e oddio, stanno soffocando! Tiriamoli fuori. Tu li tiri fuori. Li mettiamo in padella e li saltiamo. E il piatto è pronto. E questo quindi, cari amici di Onda Calabra, è il piatto tipico del ristorante, pizzeria, bar, pub. Insomma, tu ti sei veramente tenuto largo, no? Per una serie di motivi che adesso vi spiegheremo. Insomma, ravioli con la trota. Fantastico, Adriano, sei veramente tutti noi. Complimenti davvero. Ma con Francesco dobbiamo parlare invece di questo locale completamente rinnovato, nuovo di zecca.
Senti, nell'aria c'è ancora questo odore praticamente di nuovo, di vero? Nuovo, di fresco, sì. Ecco, e quindi praticamente aperto da un mese, giugno 2014, sei partito con questa idea e per fortuna con i tuoi sacrifici ci sei riuscito. Ci siamo riusciti, sì. Da pochissimo che siamo aperti, stiamo cercando di lanciare un po' la tradizionalità dei nostri posti. Infatti la trota, come ho detto prima, certo. La pescata e la mangiata. La peschiamo e la mangiamo, sì. Il posto lo abbiamo, ci abbiamo fatto un bel po' di lavori, certo. L'abbiamo ristrutturato per bene, abbiamo creato questo stile un po'... anni 60, 70, beh. Però anche mi fa sentire nel contempo a casa. Moderno. Ecco, mi fa, la troupe di Onda Calabra si sente a casa e quando uno si sente a casa è tranquillo. Poi abbiamo pranzato meravigliosamente, ci sono tutti i prodotti delle grandi eccellenze calabresi, c'è uno chef che malgrado l'aspetta, no scherzo, è uno davvero in gamba, Adriano sa, conosce il mestiere e poi l'ambiente è meraviglioso. Un posto che può occupare 70 persone, ma poi c'è l'esterno, insomma voglio dire per l'estate. E proprio per non, come posso dire, proprio per arrivare a tutti, è ristorante, pizzeria, pub la sera, pub, i ragazzi sì, qui sì, di sì. San Vito si ritrovano. Cocktail room, un po' di che meraviglia, tutto qua. Che meraviglia. Sì, sì, sì. Quindi insomma un posto fantastico nel pieno centro storico di San Vito sullo Ionio, quindi in bocca al lupo per tre volte insomma, vero? Visto che c'è la tendenza a lasciare un po' tra virgolette le marine per andare un po' verso l'interno, insomma voi sì. Siete perfetti insomma. Anzi, se ci andate, o meglio, se arrivate qui al ristorante pizzeria Case Bacio, però noi non ce lo diamo. Qua facciamo tutto al bacio. Bravo, il senso bravo. È quello. Vabbè, allora poi ci baciamo dopo, Francesco. Sì, ci sì, diamo sì. questo saluto dopo. Posso garantirvi che, nominando il nome del programma, vi tratteranno al bacio. Mi raccomando. Indubbiamente. Quando arrivano qui, ci manda Onda Calabra. Ci manda Onda Calabra. A San Vito sullo Ionio. Bene, con queste due belle facce allegre e con questo locale nuovo di Zecca, con Francesco Adriano, noi chiudiamo questa puntata che abbiamo vissuto e registrato qui a San Vito sullo Ionio. Grazie per essere rimasti con noi ancora una volta. L'appuntamento è a domani con una nuova puntata di Zecca di Onda Calabra. A domani.